È una vicenda che ripercorre quella del piccolo Charlie Gard, che l'anno scorso aveva diviso le opinioni pubbliche in Gran Bretagna come in Italia. Anche in questo caso c'è un bambino gravemente malato, Alfie Evans, conteso fra le speranze dei genitori, che vorrebbero dargli un'ultima possibilità, e la decisione dei medici dell'ospedale in cui è ricoverato, che ritengono più opportuno staccare la spina. Teatro del dramma è lo Alderay Children's Hospital di Liverpool, dove ieri mattina si sono vissuti momenti di tensione alla notizia che anche l'ultimo ricorso dei genitori era stato respinto dalla Corte Europea per i diritti umani, e che dunque la procedura di sospensione delle cure stava per essere messa in atto. Un gruppo di manifestanti ha tentato di dare l'assalto alla clinica e ha costretto la polizia a intervenire. In un tentativo in extremis di fermare i medici, il governo italiano ha concesso la cittadinanza al piccolo. I genitori di Alfie chiedono infatti di poterlo trasferire a Roma, all'ospedale Vaticano del Bambino Gesù, per continuare le cure palliative. Ma a tarda sera il magistrato britannico che segue il caso, dopo un confronto telefonico con i legali che assistono la famiglia, ha dato il via libera definitivo al distacco dei mattinari che tengono in vita il bambino. Secondo i familiari, la procedura è iniziata già durante la notte. La triste vicenda aveva avuto inizio a dicembre del 2016, quando il bambino, nato il 9 maggio di quell'anno, era stato ricoverato in seguito a ripetute convulsioni. I medici avevano diagnosticato una malattia neurologica degenerativa e da allora il piccolo è rimasto in terapia intensiva, in uno stato semivegetativo. Nel dicembre scorso l'ospedale di Liverpool si è rivolto a una alta corte per chiedere di poter sospendere le cure. Secondo i medici, gli esami mostrano una catastrofica degradazione del tessuto cerebrale e proseguire il trattamento sarebbe non soltanto futile ma anche inumano. I genitori chiedono il permesso di trasferire Alfie a Roma, ma il tribunale dà ragione ai medici sentenziando che il piccolo ha bisogno di pace, quiete e riservatezza. Tom e Kate, il padre e la madre di Alfie, portano il caso davanti a una corte d'appello, ma vengono sconfitti. E lo stesso succede davanti alla Corte Suprema. Si rivolgono alla Corte Europea per i diritti umani, che tuttavia giudica il ricorso inammissibile. Il 16 aprile i legali dei genitori tentano una nuova strada, sostenendo che il bambino è detenuto illegalmente, ma vengono nuovamente respinti sia dalla Corte d'Appello che dalla Corte Suprema. Il 18 Tom Evans vola a Roma per chiedere al Papa di salvare suo figlio, ma ieri la Corte Europea rifiuta per l'ultima volta di intervenire nel caso, dando di fatto il via libera alla sospensione delle cure. C'è però da dire che la vicenda ha avuto scarsa risonanza in Gran Bretagna. Ieri i telegiornali hanno ignorato il dramma, concentrati come erano sull'arrivo del Royal Baby. Solo di fronte all'ospedale stazionale.